Facundo, so che la domanda è scontata, so che la domanda te l'aspetti. Che cosa è successo? Adesso che è passato tutto, ce lo puoi dire? No, niente di strano. Ormai abbiamo chiarito, quindi bene così per il bene di tutti. Però solo un pensiero magari alla tifoseria, alla piazza, per dire che cosa hai provato in quel mese e mezzo? Ma sicuramente dispiacere per non poter aiutare i miei compagni in campo e vederli comunque far fatica, sudare, magari tante partite abbiamo avuto anche delle difficoltà e io essendo fuori non riuscire a dare veramente una mano concreta e mi è dispiaciuto per i miei compagni e per i tifosi, ma tutto questo fa parte del percorso e si va avanti. La chiudo con due domande quella situazione. La prima, c'è qualcosa che non rifaresti di quel mese e mezzo, di quei due mesi? No, io nel senso sono stato me stesso e ho pensato di allenarmi, ho pensato al campo, ho pensato di non fare più magari tra virgolette confusione, quindi mi sono isolato, lavorare per me e per aiutare i miei compagni quando poi sarà stato chiuso il mercato. Quel giorno con presidente, allenatore e direttore nell'ufficio di Sebastiani, cosa vi siete detto? No, molta serenità, ognuno di noi ha espresso il proprio pensiero, ci siamo parlati in faccia, abbiamo ognuno detto cosa pensava per il bene del Pescara, il bene della squadra e la tranquillità, e quindi è andato bene, io ho capito cosa volevano loro da me e sono felicissimo di essere rimasto. Ti chiedo da qui alla fine l'obiettivo del Pescara, l'obiettivo di Facundo Lescano. L'obiettivo del Pescara adesso è blindare questo terzo posto che ci permetterà di fare un playoff, magari arrivare più freschi rispetto ad altre squadre che si qualificano dietro di noi, e il mio obiettivo è chiudere l'anno come l'ho iniziato e cercare di superare il mio record di gol, ma aiutare la squadra a vincere le partite e a non soffrire. 4-2-3-1 è l'ultimo sistema di gioco che sta facendo Colombo, quindi diciamo questa sorta di staffetta con Vergani che sta funzionando bene. Preferisci giocare a uno con l'attacco doppio attaccante? Qual è il tuo modulo preferito? Ma io in questi anni li ho fatti tutti, dal 3-5-2 al 4-4-2, l'anno scorso giocavamo col trequartista, le due punte, quindi cambia poco, magari si occupano più spazi nella zona centrale di campo col trequartista, quando invece gioca alla mezzala si libera un po' più di spazio, però relativamente cambia poco, essendo tanti davanti si può cambiare. Faccio due battute per chiudere, la prima ai tifosi di Pescara, del Pescara che ti stanno guardando, Facundo Lescano promette? Ma niente, no, le promesse si fanno in campo, con le parole non servono in questi casi.